Oh mio Dio! Oh mio Dio! Piano! Piano, piano! Ma stai scherzando? Niente, ciao Betty, ci vediamo! A meno che tu non voglia montare dietro con me. No, guarda, sto bene anche perché i timpani li voglio. Mi piacciono tanto e quindi. No, dai, quando sopra non si sente, no. No, no, no. Dietro, non davanti. Guarda che bella, ma quanto bella è questa moto! Facciamo scambio! Scambio con. Oh! Non dovevo dirlo. Bippata, bippata. Con MT-09. Quieto, tranquillo, che io già avevo il batticuore facendo queste due curve qua, te lo assicuro. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Volevo fare da zavorrina e spiegare le sensazioni di un passeggero dietro a uno che posso dire che non ci sa andare veramente male in moto. E quindi boia. Ok, tranquillissimo. Comunque, anche se ho molta paura in questo momento. Piano, piano. Ok. Ok, allora, Crive, siamo per terra, figa. Piano, figa. Siamo per terra. Oh, oh, sfollata, eh! Ho appena detto che sei bravo, cosa succede? Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Ok, ok, ci sono, tranquillo, easy. Posso dire che il sound da qua dietro forse si sente ancora meglio, è ancora più divertente. Quindi dai, facciamolo questo video. Mamma mia, Crive, piano! Piano! Dio, madonna, mi ritrovo sempre per terra. Me lo sento che mi ritrovo per terra. Puttana merda, ti tira dei calcioni sta moto. Si sente ancora di più, cazzo, il cambio. Il cambio che è un cavallo pazzo. Ok. Oddio. No, se vogliamo andare a prendere gli uccellini che ci sono dentro ai nidi. Stiamo andando ai 65 km all'ora e io ho una paura bestia perché so come potrebbe andare, quanto potrebbe andare, e quindi cerco di trattenermi e irrigidirmi. Lo so già che mi verrà mal di testa da quanto sto tenendo i nervi saldi e duri, tutto contratto. Sarò una bruttissima, cattivissima zavorrina per Crive. Ok, comunque come comfort alla sella, comfort da zavorrina, vi posso assicurare che è scomoda. Adesso posso dire che mi amoroso, oddio mio, mi amoroso aveva ragione, ha ragione quando dice che è scomoda. In pratica hai le gambe che sono veramente, toccano il sedere. Bisogna stare anche un pelo rigidi e stringersi con le gambe sui fianchi. Crive! Te sei malato, te sei malato. Piano, 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 Crive, puttana ladra. Piano, non riesco a parlare. Ah, scusa. Oddio, ho il cuore che mi esplode. Spaventatemi una bomba d'ossigeno, per favore. Ecco, questo è per farvi capire come Crive tranquillamente va in giro in moto. Sei un pelo sopra una piccionaia, per modo di dire, perché sei un po' più alto del guidatore e quindi è difficile, anche avendo il serbatoio molto lontano dalle gambe, è difficile, diciamo, da afferrare. Se sei una ragazza, per esempio, se sei una zavorrina ragazza, devi tenere, come è consueto fare, una mano sul petto del collega e una mano, se si arriva, sul serbatoio, perché sennò voli via con questa moto. Ma sono troppo forte adesso. E no, se volevi staccarmi le braccia, puttana ladra, io ho ancora la vena sul cervello che pompa, Dio boh.
Allora, andavi veloce e piegavi tanto. E io mi ritrovavo che ero un bacchetto perché avevo una paura boia. Ma non sto andando. No, no. Sai benissimo che non sto andando. Ho capito, però sto pezzettino qua, puttana ladra, se non voleva ritrovarmi magari a fare un aperitivo su qualche bar in centro a est. La prossima volta monti sulla moto nuova. No, no, la prossima volta io mi sa che me ne stavo a casina. A posto, non lo faccio più. Cos'altro dire? Probabilmente se hai un bauletto dietro, come dice mia morosa, sei molto più comodo perché ti attacchi e non devi per forza stare rigido tutto il tempo e quindi ci sta, solo che veramente sei proprio sacrificato, hai una triangolazione sella, pedane e culo che cioè veramente devi stare cinto in 20 cm di spazio e quindi a lungo andare se vai a fare un viaggio una zavorrina qua dietro veramente ci perde le ginocchia e non vede l'ora di sgranocchiare un attimo le gambe per dopo la lunga giornata. Quindi vi posso dire che ok, zavorrina sì, ci sta, la sella comunque non è super mega imbottita, però per questo tragitto corto che sto facendo non è neanche così tanto malvagia. Devo dire che è duretta il giusto per fare dei tratti massimo di un'ora e qualcosa, perché sennò veramente dopo ci perdi anche là il culetto. Figa! Oh, la cosa comincia a farsi più interessante. Ok. Madonna, crive. Madonna. Frena, frena. Frena, cazzo. Porca puttana. Piano in sto posto, piano, piano. Per continuare, diciamo che devi anche fare un sacco di sforzi sulle gambe per trattenerti e essere il meno possibile di impiccio al guidatore, perché essendo alti alzi un sacco il baricentro e quindi in piega devi seguirlo e non stare come un paletto, o non fare come a volte spesso Cribe fa, perché è abituato con la sua moto a buttarla per terra, e per terra non dico che la butta a terra, a grattare qualsiasi cosa. Ok, mamma mia, ok, oddio, ok, ci siamo, sono ancora vivo e posso dire che bisogna comunque seguire i propri movimenti o i suoi movimenti. Ok, bene, ci siamo, tranquilli, easy. Intanto abbiamo il buon Fabio dietro, ok, mi va bene. E anche tutti gli altri ragazzi che si sono uniti, ossia Tommaso, che è il proprietario del CRF, che avete visto su un paio di video, e un suo amico. Io sono devastato e domanderò tra poco il cambio. È tanta roba stare dietro a Crive, è divertente, sì, però cazzo se ti stanca. Come sono da zavorrina? Ottima! Sì! Cazzo, pensavo di essere un bacchetto, un palo. No, no. Ok, allora dai, mi sono preso anche i complimenti come zavorrina, perché non potrei decidere di diventare una zavorrina invece di diventare un guidatore alla fine. Se sono così bravo, ho un talento, teniamocelo. Pedala, pedala! Checco è stanco e vuole tornare a casa e alza la sua monocilindrica. Ormai sto dando i numeri, ragazzi, scusate, ma veramente non mi arriva più sangue al cervello. Mettiamo la freccia. Occhio che c'è una curva, Crive. C'è una curva. Puttana ladra! No. Ma stai scherzando! E da Bet97 è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, commentare. Noi ci rivediamo come al solito alle 6:30 di venerdì, 6:30 di venerdì. E ciao.